Buongiorno ragazzi, oggi vedremo come svolgere le equazioni logaritmiche. Io ho diviso l'esercizio in quattro passaggi per non perderci. Quindi quattro cose da fare per poter essere sicura di arrivare al risultato. Prima cosa, fare il campo d'esistenza, cioè prendere tutti gli argomenti dei singoli logaritmi, metterli maggiori di zero e fare un sistema tra tutti questi. Poi ne vedremo diversi esempi. Seconda cosa da fare, controllare le basi. Quindi se io ho un'equazione logaritmica che contiene diversi logaritmi con basi diverse, allora dovrò applicare il cambio di base per rendere questa equazione un'equazione con logaritmi tutti con la stessa base. Terzo passaggio, eliminare, lo metto tra virgolette perché vi devo spiegare poi che cosa intendo, i coefficienti davanti ai logaritmi, mediante tra l'altro la proprietà numero 3. 4. Applicare le proprietà dei logaritmi, quindi la somma di logaritmi con le stesse basi, la differenza, trasformare un numero in logaritmo, applicare tutte le 7 proprietà che abbiamo visto in uno dei video precedenti. Devo riuscire ad arrivare dopo questi 4 passaggi ad avere una di queste due situazioni. O il logaritmo in base a di f di x uguale al logaritmo con la stessa base a di g di x, e allora se arrivo a questa situazione posso confrontare gli argomenti, mi raccomando che non si dice semplificare il logaritmo, oppure seconda situazione, arrivare ad avere il logaritmo in base a di f di x uguale a un numero n. Qui posso procedere in due modi, o trasformo con i passaggi che abbiamo già visto il numero n in un logaritmo, quindi vedo n come n per 1 e 1 come il logaritmo in base a di a, dopo lo vedremo con calma, e quindi viene trasformato in logaritmo in base a di a alla n, oppure per risolverla applico la definizione di logaritmo. Quindi sappiamo che f di x uguale ad a alla n. Allora, un'osservazione. Quando scrivo log, intendo un logaritmo in base 10. Quando scrivo ln, intendo un logaritmo in base e. Per CE intendo ovviamente dominio o campo d'esistenza. Vediamo il primo esercizio. Logaritmo naturale di 4x più 5 più logaritmo naturale di x meno 2 uguale al logaritmo naturale di 3 più logaritmo naturale di 5 meno x. Allora, prima cosa da controllare. Campo d'esistenza, anzi non da controllare, da fare. Quindi prendo tutti gli argomenti dei logaritmi e li metto tutti maggiori di 0. Questa cosa deve avvenire contemporaneamente, quindi devo trovare una x che rende positivi tutti questi tre argomenti. Ma matematicamente dire che una cosa avviene contemporaneamente significa fare un sistema. Quindi la prima mi dà x maggiore di meno 5 quarti, la seconda x maggiore di 2, la terza x minore di 5. Vedete che queste si traduce facendo il nostro schemino, quindi mettiamo sulla linea delle x tutti i nostri numeri in ordine crescente e andiamo a vedere, essendo un sistema, dove trovo tutte e tre le linee. Non è un prodotto dei segni. Quindi il campo d'esistenza, cioè le possibili soluzioni accettabili, sono solo quelle x comprese tra 2 e 5. Secondo passaggio, le basi. Ma in questo caso tutti i nostri logaritmi hanno base e. Terzo passaggio da controllare, i coefficienti. Ma davanti ai logaritmi abbiamo sempre solo il numerino 1. Non c'è un n logaritmo, ok? Che come abbiamo visto si risolve con la proprietà 3, cioè di prendere il numerino e di portarlo a esponente dell'argomento del logaritmo. Quarto, metto insieme i logaritmi con le proprietà delle potenze dei logaritmi, scusate. Quindi nel primo membro ho la somma di logaritmi con le stesse basi, quindi si traduce nel prodotto degli argomenti. Secondo membro, stessa cosa, diventa un unico logaritmo, 5 meno x che moltiplica 3. Siamo arrivati a quale situazione? Siamo arrivati ad avere il logaritmo in base e di qualche cosa e uguale al logaritmo in base e di qualche cos'altro. F e g sono i nostri due argomenti, quindi confronto gli argomenti, quindi abbandono i logaritmi e prendo solo f, che è il prodotto delle prime due parentesi per il primo membro, e il prodotto delle due parentesi del secondo.
Svolgo i conti, quindi mi viene 4x quadro meno 3x meno 10 uguale a 15 meno 3x. Semplifico quello che posso e quindi arriverò ad avere 4x2 uguale a 25. Le due soluzioni quindi saranno più o meno 5 mezzi. Ovviamente l'unica che appartiene al nostro campo d'esistenza è x uguale a più 5 mezzi, che è l'unica soluzione accettabile. Procediamo con un secondo esempio. Qui abbiamo il logaritmo in base 1 terzo del logaritmo in base 2 di 3x meno 1. Quindi quello compreso nelle parentesi arancioni è il vero argomento del primo logaritmo. Quindi è come se fosse il logaritmo in base 1 terzo di un f di x uguale a 0, dove il mio f di x è l'altro logaritmo. Campo d'esistenza, mi concentro sul logaritmo esterno, quindi il logaritmo per esistere ha bisogno che l'argomento sia maggiore di 0, ma il mio f di x è il logaritmo interno, logaritmo in base 2 di 3x meno 1 maggiore di 0. Applicando la definizione di logaritmo ho che questo argomento deve essere uguale, quindi il 3x meno 1 deve essere uguale a che cosa? A 2 elevato alla 0, che è 1. Quindi arrivo a scrivere 3x meno 1 maggiore del nostro 2 alla 0, cioè di 1. Meno 1 maggiore di 1 e quindi arrivo ad avere x maggiore di 2 terzi. Ma così io ho fatto il campo d'esistenza del logaritmo esterno, del primo che incontro. Devo entrare nelle parentesi arancioni, vedere che c'è un altro logaritmo, quindi anche il suo argomento maggiore di 0. E deve essere un sistema tra queste due condizioni. La seconda è più semplice, mi dà 3x maggiore di 1, che si traduce in x maggiore di 1 terzo. A sistema maggiore di 1 terzo, maggiore di 2 terzi, tengo ovviamente il maggiore, quindi il mio campo d'esistenza, l'insieme delle mie soluzioni, deve stare all'interno di x maggiore di 2 terzi. Seconda osservazione. Io qua devo avere il logaritmo di f di x uguale a 0, ma allora vuol dire, per le proprietà dei logaritmi, eliminando il logaritmo esterno, che f di x deve essere uguale a 1 terzo alla 0. Quindi abbiamo che f di x deve essere uguale a 1. Ma il mio f di x chi era? Il mio f di x era il logaritmo interno. Quindi il logaritmo in base 2 di 3x meno 1 deve essere uguale a 1. A questo punto risolvo questa nuova equazione applicando ancora una volta la definizione di logaritmo. Quindi l'argomento del logaritmo 3x meno 1 deve essere uguale a 2 alla 1, quindi a 2. E ottengo come soluzione x uguale ad 1, che è maggiore di 2 terzi e che quindi è la soluzione del nostro esercizio. Andiamo avanti. Terzo esercizio. Prima di svolgere questo esercizio, osservazione. Come per l'equazione e disequazioni esponenziali, io posso anche con le equazioni e disequazioni logaritmiche fare un cambiamento di variabile. Quindi, cosa vuol dire? Se io mi ritrovo ad avere un'equazione di questo tipo, con a logaritmo al quadrato di x più b logaritmo in base a di x, posso scegliere il logaritmo in base a di x e chiamarlo t. Lo posso fare solo se ogni logaritmo ha lo stesso argomento e ogni logaritmo ha la stessa base. Quindi se la mia equazione contiene solo questo tipo di logaritmo. Un altro tipo di cambio di variabile ce l'abbiamo quando invece ho magari un logaritmo in base a di un argomento maggiore, di un f di x. Quindi ho il logaritmo, non ho messo la base perché non è importante, però ovviamente tutti con la stessa base, però compare all'interno della mia equazione o disequazione il logaritmo sempre di f di x. Allora, avendo un unico logaritmo con un unico argomento, posso fare un cambio di base e chiamare quel logaritmo di f di x t. Risolvere quindi la nuova equazione associata in t e poi trovare la mia x risolvendo l'ultima equazione elementare. Detto questo, questi due possibili cambi di variabile, andiamo a svolgere l'esercizio numero 3. Quindi l'abbiamo appena detto, deve essere l'unico logaritmo presente e più volte magari all'interno dell'esercizio.
testo dell'esercizio da risolvere mediante ovviamente un cambio di variabile. 2. Logaritmo al quadrato di x più 3 uguale a 7 logaritmo di x. Riscriviamolo sotto le nostre osservazioni, vediamo che qui è presente il logaritmo, se non scrivo niente, in base 10 di x, una volta logaritmo di x e una volta logaritmo al quadrato di x, quindi faccio il cambio di variabile chiamando logaritmo di x uguale a t e mi ritrovo. Che cosa? 2t quadro, porto di là meno 7t più 3 uguale a 0. Svolgo l'equazione di secondo grado in t, cerco le due soluzioni in t, per poi tornare alla soluzione in x. Quindi viene 7 più o meno la radice di 49 meno 24 fratto 4. Le due soluzioni quindi saranno 7 più 5 fratto 4 che fa 3 e 7 meno 5 fratto 4 che fa 1/2. Queste sono le due soluzioni in t. Quindi adesso torno al nostro logaritmo. Il campo di esistenza, non l'abbiamo detto, è ovviamente x maggiore di 0. Sono due soluzioni attualmente per t accettabili, ma dobbiamo vedere poi con le x. Quindi ho logaritmo di x uguale a 3 e logaritmo di x uguale a 1/2. Applico la definizione di logaritmo, quindi viene x uguale a 3 come esponente della base, quindi 10 alla terza, e la seconda che fa 1000 ed è accettabile, e la seconda x uguale a 10 che è la base elevato all'1/2 che in questo caso diventa radice di x, radice di 10, e anche questa è accettabile. Queste sono le due soluzioni. Vediamo ora un quarto esempio. Logaritmo in base 3 al quadrato di x meno 2 più logaritmo in base 1/3 di x meno 2 uguale a 6. Iniziamo quindi con il primo passaggio. Calcolo il CE. Argomenti del logaritmo maggiore di 0, quindi x meno 2 maggiore di 0, x più 2 maggiore di 0. No, scusate, solo x maggiore di 2. Sono due argomenti uguali, La seconda riga del sistema non esiste. Rimane x maggiore di 2. Secondo passaggio, controlliamo le basi. E qui vediamo che c'è una base 3 e un base 1/3. Quindi dovrò decidere se trasformare il logaritmo in base 3 in base 1/3 o viceversa. A me non piacciono le frazioni, quindi trasformo il logaritmo in base 1/3 di x meno 2 nel logaritmo in base 3. Mediante la formula del cambio di base, quindi avrò numeratore e denominatore due nuovi logaritmi con la nuova base, a numeratore metto l'argomento e a denominatore la vecchia base. Quando le due basi si possono scrivere come una potenza dell'altra, il denominatore migliora, diventa un numero naturale o positivo o negativo. Quindi verrà logaritmo in base 3 di 3 alla meno 1, il meno 1 lo porto giù per la terza proprietà dei logaritmi e quindi verrà meno logaritmo in base 3 di x meno 2, denominatore non c'è più, è 1, perché il logaritmo in base a di a fa 1. Terzo passaggio da controllare, i coefficienti, ma nel nostro caso i coefficienti del logaritmo sono tutti uguali a 1. Passiamo al quarto passaggio, le proprietà dei logaritmi. Riscriviamo il testo dell'esercizio che porta tutta base 3 adesso, grazie al punto 2 che abbiamo appena svolto, quindi meno logaritmo in base 3 di x meno 2 uguale a 6. Qui conviene fare un cambiamento di base, logaritmo in base 3 di x meno 2 lo chiamo t, in modo da trasformare la mia equazione logaritmica in un'equazione di secondo grado in t. Facile da risolvere, anche qui trinomio particolare, quindi t meno 3 per t più 1 e quindi le più 2, e quindi le due soluzioni sono t uguale a 3 e t uguale a meno 2. Passiamo ora a chi era il nostro t, quindi torniamo nel logaritmo, quindi logaritmo in base 3 di x meno 2 uguale a 3, applichiamo la definizione di logaritmo, quindi l'argomento è uguale a 3 alla terza, il risultato è l'esponente da dare alla base, quindi viene x meno 2 uguale a 27, x uguale a 29. Stessa cosa, logaritmo in base 3 di x meno 2 uguale a meno 2, quindi il nostro argomento x meno 2 è
uguale a che cosa? 3 alla meno 2, che mi fa un nono, e la soluzione quindi sarà x uguale a 19 noni. Queste due soluzioni sono entrambe maggiori di 2, quindi sono entrambi soluzioni accettabili del mio esercizio. Procediamo ora con un altro esercizio. Scegliamo anche qui un esercizio che porta un cambio di base, magari con qualche coefficiente diverso da 1 per vedere il passaggio importante numero 3, come svolgerlo. Allora, 2 logaritmo di x più 2, quindi sarà in base 2, più il logaritmo in base 1 mezzo di x più 1 uguale a 0. Allora, prima cosa da fare, campo d'esistenza, x più 2 maggiore di 0, x più 1 maggiore, x maggiore di 0, quindi mi viene x maggiore di 0. Poi, cambio di base, qui abbiamo la base 2 che non avevo scritto e la base 1 mezzo, non mi piacciono le frazioni, quindi trasformiamo il logaritmo in base 1 mezzo di x in logaritmo in base 2. Logaritmo in base 2 sopra e sotto, sopra l'argomento e sotto la vecchia base. Ancora una volta, le due basi possono essere scritte una come potenza dell'altra, quindi posso migliorare la scrittura del denominatore. Quindi il denominatore mi viene logaritmo in base 2 di 2 alla meno 1, butto giù il meno 1 e quindi ottengo come risultato meno logaritmo in base 2 di x. Coefficienti. Qui ho un coefficiente davanti a uno dei logaritmi, ho questo 2 che deve essere spostato prima di applicare le proprietà dei logaritmi e messo come esponente all'argomento. Quindi viene logaritmo in base 2 di x più 2 al quadrato meno logaritmo in base 2 di x, abbiamo appena fatto il cambio, più 1. Non avendo messo x più 1 tra parentesi significa che il più 1 non fa parte dell'argomento del logaritmo in base 2, ok? A questo punto che cosa posso fare? Applichiamo le proprietà. Quindi ho la differenza di due logaritmi e quindi diventa la frazione dei due argomenti, logaritmo di x più 2 al quadrato fratto x. Il meno 1 l'ho portato di là. Adesso, applicando le definizioni di logaritmi, il mio argomento deve essere uguale a 2 alla meno 1, quindi a meno 1 mezzo. Svolgiamo gli ultimi conti, quindi x più 2 al quadrato, portiamo di là la x, quindi viene x quadro più 4x più 4 meno un mezzo x uguale a 0, denominatore comune e troviamo le due soluzioni, quindi 2x quadro più 8x meno x che fa 7x più 4 uguale a 0. Se qui cerchiamo le due soluzioni, vedremo che le due soluzioni non saranno accettabili perché sono entrambe negative. Quindi viene x1,2 uguale a meno 7 più o meno la radice di 49 meno il nostro 32, facendo i conti con un meno 7 davanti, vengono tutti e due valori negativi. E quindi, visto che il CE del mio esercizio è x maggiore di 0, queste due soluzioni non sono accettabili. Impossibile non trovare.